Questo piano non è un piano del governo, è un piano di tutto il paese e va realizzato con tutto il paese e da tutto il paese. Un'opportunità da non perdere, quella offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma sono tante ancora le criticità che richiedono interventi urgenti per essere superate. I presupposti ci sono, ma è necessario allinearsi in primis con gli ambiziosi obiettivi ONU dell'Agenda 2030. La lotta ai cambiamenti climatici non è ancora identificata come volano per la ripresa economica, fa sapere il presidente dell'ASVIS Stefanini. È necessaria dunque una visione integrata per un PNRR che trasformi il paese. Dobbiamo costruire una strategia condivisa nella quale, a partire dalle istituzioni pubbliche centrali e via via scendendo nei territori e nelle imprese, fare in modo che l'effettivo cambiamento che sia capace di adattarsi alla crisi climatica possa avvenire in armonia e anzi, possibilmente creando opportunità nuove di lavoro, di impresa. Abbiamo bisogno davvero, in modo serio e ragionato, di cambiare, di trasformare, no? Di evolvere in una certa direzione. Riteniamo insieme che la sfida sia molto impegnativa, difficile, complicata, ma abbiamo le carte, secondo me, per vincerla questa sfida. Legislazione, investimenti e cooperazione internazionale. È impegnata su questi tre fronti la Commissione europea per dare il proprio contributo al processo di decarbonizzazione. La corsa per l'obiettivo zero emissioni è lanciata, ma la strada è ancora lunga. Abbiamo quindi deciso che non ha senso ricostruire la nostra economia com'era. E tornare al passato non potrebbe che riconsegnarci a un presente di crisi. Deciso che questa volta la ripresa non sarebbe stata un ripartire da dove eravamo arrivati, ma intraprendere un nuovo corso. Deciso di fissare i nostri nuovi obiettivi climatici in una legge per sottrarli alle mutevoli priorità della politica del quotidiano. Deciso, insomma, che il Green Deal non era un lusso di tempi passati, ma una necessità per i tempi futuri. Ripartenza per l'Italia, ma soprattutto rilancio del Mezzogiorno. Sono queste le sfide proposte dal piano. La questione ambientale è entrata a tutti gli effetti tra le priorità di intervento e l'Italia è chiamata a fare la sua parte per inserirsi in un percorso di vera transizione ecologica che coinvolga tutto il paese, da nord a sud. Cito solo gli investimenti che sono previsti nell'economia circolare, anche su questo il sud tocca una delle percentuali più elevate di territorializzazione, circa il 53%. Anche la lotta al cambiamento climatico, così come la protezione della flora e della fauna, sia acquatiche che terrestri, prevedono alcuni investimenti mirati, che vanno però inquadrati soprattutto in un ambito più generalizzato di un'attenzione agli effetti di natura green che avrà il piano. Io penso che sia stato fatto forse per la prima volta in Italia un importante sforzo in questa direzione. Naturalmente si può chiedere di più, si può fare di più e si farà di più. Cambiamento è questa la parola chiave per il rilancio del paese, ma è necessario scendere ancora più a sud per raggiungerlo. Se non si parte prima da una trasformazione culturale del Mezzogiorno, sarà difficile riuscire a partecipare in modo attivo a una reale trasformazione del capitalismo italiano. Come facciamo ad avere uno sviluppo del Sud se non abbiamo un nuovo rapporto con l'Africa? Il Sud era vivo quando il Mediterraneo aveva centinaia di migliaia di persone del nord che vivevano al sud. Alessandria d'Egitto aveva decine di migliaia di italiani. Di fronte a noi abbiamo il deserto e il comando in mano alla Russia e alla Turchia. Io voglio le trasformazioni realistiche, cioè noi dobbiamo tendere ai grandi obiettivi di sviluppo, ma partecipare all'innovazione, altrimenti veniamo schiacciati e veniamo emarginati dal nuovo a cui dobbiamo tendere. Ritengo che il cambiamento sia un obbligo morale.